Amiche ed amici, benvenuti al notiziario flash di Eboli in pillole. Il centrodestra ebolitano contro il senatore Cardiello. Dopo le dichiarazioni del parlamentare nella sua rincorsa per candidare a sindaco il figlio Damiano, oltre al leader Massimo Cardiello, anche Giancarlo Presutto, membro di spicco del direttivo di Forza Italia ed esponente degli oppositori del senatore, ha espresso critiche verso di lui. E così si è saputo che, numeri alla mano, Cardiello, nonostante sia senatore, in Forza Italia ad Eboli non rappresenta che una minoranza. La sfiducia a Damiano Cardiello è stata firmata persino dal coordinatore cittadino Pierluigi Mero, la sua ex fedelissimo, evidentemente imbarazzato per una candidatura che nessuno vuole. Un'indennità di fine mandato di quasi 30.000 euro e quanto entrerà nelle tasche dell'ex sindaco di Eboli, Martino Melchionda, come si legge sul sito del comune di Eboli. Al contrario di quanto qualcuno aveva detto nei giorni della sfiducia, Melchionda non ha lasciato affatto il comune con la coda fra le gambe, ma con ben 30.000 euro nella saccoccia. Circa 1.500 euro è la somma che il comune di Eboli ha impegnato per i coprisedia nella sala concerto San Lorenzo, che fra l'altro nel corso dell'ultimo appuntamento musicale aveva i riscaldamenti rotti che nessuno si è preoccupato di riparare. Per quanto riguarda la stoffa, non si tratta di una battuta ma di una vera e propria fornitura di quei pezzi appunto di stoffa chiara che si mettono sulle sedie. Ad Eboli ne servirebbero 80 per un costo di 1.500 euro che andranno ad una ditta napoletana. Nella nostra città non c'era nessuno capace di tagliare quei pezzi di stoffa. Ci sarebbe stato del lavoro anche per gli ebolitani, magari per un'associazione, una cooperativa, un gruppo di mamme bisognose o di disoccupati. È tutto, arrivederci alla prossima. Remember me